Siete appassionati di cosplay, di fumetti, di giochi da tavolo, giochi di ruolo, rievocazioni storiche. A Modugno il 7 e l'8 settembre c'è stata la seconda edizione del Modugno Comic Con. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Comic Con è la prima fiera a tema fumetto che Modugno ha voluto ospitare e quest'anno siamo ritornati come abbiamo promesso nel video dell'anno scorso e in veste di cattivi e vogliamo sabotare questa fiera addirittura e siamo in lotta con la popolazione che sta cercando di invece salvare questo evento e di divertirsi alla nostra faccia, insomma. Ok, noi invece siamo dell'Associazione Culturale Paideia, io sono Benito, il presidente, e anche quest'anno abbiamo deciso di ospitare qui all'interno del laboratorio urbano della Cittadella delle Arti la seconda edizione del Modugno Comic Con e siamo felicissimi perché in termini di partecipazione, nonostante i sabotaggi meteo di ieri, siamo riusciti ad avere già un'ottima partecipazione. Oggi con i diversi eventi ci auguriamo di aumentare ancora di più e diciamo possiamo darci anche appuntamento all'anno prossimo. Dai, questa è un'anteprima che vi lanciamo. Uno spoiler. Senti Gennaro, ti volevo chiedere una cosa. Questa è la seconda edizione, sì. Ma come è venuta in mente la prima edizione? Cioè come è venuta in mente di fare una cosa del genere come il Comic Con? La prima edizione è stata diciamo un asse tra noi del Mitrandir, l'associazione di LC Mitrandir e Paideia e Smallville. E diciamo Benito ci ha accolto a braccia aperte con la struttura dell'ex macello riqualificato che è la Cittadella delle Arti e insomma siamo qui ospitati per la seconda volta e cullati, anche perché abbracciare questo progetto è anche coraggioso, non è da tutti. Al Modugno Comic Con siamo nello spazio espositivo di Fabio, soprannominato il nonno, poi dopo ci spiegherà per quale motivo. Ciao Fabio. Buongiorno raga, benvenuti alla nostra fumetteria di Trani e adesso ci siamo trasferiti, oltre che siamo aperti pure a Trani, a questa bella fiera, seconda edizione per portare il mondo nostro dei pop, dei fumetti e dei giochi di carte collezionabili. Senti Fabio, quanto tempo fa è nata questa passione? Quando avevo 8 anni, diciamo, mio padre mi ha trasferito la passione dai fumetti americani che lui collezionava e poi io ho preso la passione con Ken e Dragon Ball di tutto ciò che piace di questo mondo manga giapponese, la loro cultura e soprattutto dei giochi di carte collezionabili. Gioco a Magic da quando avevo 8 anni, tanti tornei vinti e tanta passione, veramente tanta passione. Senti, ci fai vedere un po' dei tuoi articoli? Sì, allora partiamo da tutta la linea Funko Pop, che può essere dal normale manga ai personaggi Marvel, ma non solo, calciatori, cantanti, giochi telefonici o videogames, serie TV come Stranger Things o Harry Potter o Games, vedo anche Hit, vedo film che fanno paura, ci sta Hit, c'è Annabelle, tante cose sfiziose che possono catturare la fantasia e la passione della gente. Senti, mi raccontavi prima che comunque c'è tantissimo mercato per quanto riguarda, sì, questa roba. Veramente, grazie a internet, diciamo, è stata una bomba che è esplosa. Però io la prima volta che sono andato a Lucca avevo 13 anni e lì ho scoperto un mondo bellissimo. Gente vestita come si voleva vestire, senza pregiudizi e senza problemi. Il nonno nasce, visto che mi era chiesto dietro le quinte, però non lo voleva sapere, voleva scoprire in diretta. Il nonno nasce proprio, io sono di Caserta, Campania, e diciamo è difficile vedere un ragazzo che invece di stare in mezzo alla strada a fare casini si metteva a giocare con altri ragazzi, pure più piccoli di lui, a carte. È Magic the Gathering, gioco del 93. Ho inventato da uno dei più grandi matematici americani, Garfield, e ha fatto 26 anni quest'anno, è uno che porta più di miliardi di giocatori in tutto il mondo. L'Italia è stato pure protagonista parecchie volte di campionati vinti.
E questo è uno dei tanti personaggi che si possono trovare al Comic Con di Modugno. Ciao. Ciao. Allora, chi sei, cosa fai, perché sei vestita così? Allora, sono Nana Osaki, di Nana ovviamente. Perché sono vestita così? Perché è tipo un mentore per me questo personaggio. Da quando ho letto il manga, ho visto l'anime, è stato folgorante. Praticamente mi sono identificata al 100% con la sua storia e ho deciso che sarebbe stato il mio alter ego. Senti, perché proprio questo tipo di personaggio hai scelto? Tra i tanti che ce ne sono manga in giro. Per il background essenzialmente della sua vita, delle sue relazioni, della storia d'amore maledetta, del rapporto particolare con la musica, un po' contrastante, per il modo di essere, lo sprezzo delle istituzioni, una serie di caratteristiche di personalità molto simili, e quindi ho scelto lei per questo motivo, per un'affinità mentale. Per cui fai anche un po' riferimento a quella che è la tua vita, il tuo background di vita. Sì, diciamo, cerco di immedesimarmi al 100% trovando tutte queste analogie, tutti questi parallelismi. E poi perché comunque è obiettivamente fighissima. Il Modugno Comic Con sono anche giochi di ruolo. Abbiamo qui un rappresentante dell'associazione Ludica Puglia. Ciao. Buongiorno, sono Alessandro. Salve. Allora, Alessandro, spiegaci un po' con la vostra associazione cosa fa. Allora, la nostra associazione si occupa di promuovere il gioco di ruolo dal vivo nell'ambito pugliese, cercando posti che siano possibilmente immersi nella natura, vecchie masserie fortificate, boschi, riserve naturali, per promuovere sia la socializzazione e l'aggregazione dei singoli soci, sia per far conoscere i paesaggi e le bellezze naturalistiche che possono essere usate per questa emulazione o simulazione di gioco di ruolo dal vivo. Il gioco di ruolo dal vivo praticamente consiste in una riedizione del vecchio Guardi e Ladri, o in ambito medievale, quindi con armature e armi, il tutto è fatto in sicurezza, o, come potete trovare anche informazioni sul sito, in una campagna post-apocalittica, sempre la versione di Guardi e Ladri, però in un mondo devastato da un incidente che probabilmente è stato un incidente di origine nucleare o di abuso delle risorse del pianeta, nonché in un'altra campagna che è più sui miti di Cthulhu, di Lovecraft, di Poe, più misterica, con il sovrannaturale. In ogni campagna abbiamo dei regolamenti e delle ambientazioni, in ogni campagna ognuno di noi ha un personaggio. Questo personaggio si muove nei paletti del regolamento e dell'ambientazione, però interagisce con l'ambiente e con gli altri personaggi, reagendo di conseguenza o a quello che fa o a quello che gli viene fatto. Si possono trovare tutte le tipologie di carattere: il vero amico, il finto amico, l'opportunista, il pentito che ritorna ad essere buono, e il buono che subisce troppe angherie e diventa una persona. Cioè, in pratica devi soltanto avere la passione per fare questo tipo di gioco. Passione, ed è praticamente una sottospecie di teatro all'impronta. Il gioco si divide in giocatori e master. I master scrivono la storia, ma non danno i binari. Sono i giocatori che modificano in tempo reale quello che gli succede. A seconda di come reagiscono, possono modificare tutto quello che gli succede intorno, sempre seguendo i paletti del regolamento. Qualsiasi cosa che venga fatta all'interno del regolamento può giustificare cambiamenti anche all'interno dello stesso live, anche in corso d'opera. Senti, il tuo personaggio? Allora, il mio personaggio in questo momento è un teurgo di Ormos, che è una delle divinità della campagna fantasy, che si occupa della gestione del posto che noi potremmo chiamare limbo, purgatorio, lì dove finiscono le anime delle persone che hanno finito la loro vita. I nostri teurghi si occupano affinché il loro riposo non venga interrotto da nessuna forza esterna. Senti, dove possiamo trovare le informazioni? Allora, le informazioni le potete trovare sul nostro sito, che è www.ala.social, o su Facebook siamo come Associazione Ludica Puglia. Per ogni dubbio abbiamo l'apposita mail, che è info@ala.social. C'è un'altra ala del Modugno Comic Con, la scopriamo con Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao, noi siamo i ragazzi di Ars Ludica Revocativa, siamo un'associazione ludica che si occupa principalmente di gioco di ruolo dal vivo, da tavolo, facciamo un bel po' di roba, oltre ovviamente anche attività di ricerca storica, rievocazioni storiche, facciamo un po' tutto, diciamo. No, anche perché vedo dei roschi figuri che adesso sicuramente si avvicineranno, sì, in maniera, sì, sì, molto tranquilla e molto serena. Senti Giuseppe, il Modugno Comic Con è una tappa, perché so che
voi fate molto in giro. Sì, sì, noi abbiamo, partecipiamo comunque a molti eventi, facciamo molta attività, oltre che produciamo anche noi dei progetti proprio internamente all'associazione. Infatti non a caso a breve partirà il progetto di Vampiri The Masquerade, porteremo una campagna sia da tavolo che dal vivo di Vampiri, e ovviamente poi abbiamo altri progetti attivi come il Drink and Play, che è un progetto molto, molto bello, che ha riscosso molto successo, che praticamente andiamo nei locali di Bari e portiamo delle giocate da tavolo, facciamo delle one shot, quindi permettiamo sia agli stessi giocatori di giocare, ma allo stesso tempo diamo una mano anche ai commercianti e ai pub per ovviamente farsi conoscere. Infatti molto spesso è capitato che molti ragazzi non conoscessero proprio quel pub e poi dopo il nostro evento hanno iniziato a frequentarlo con assiduità. Poi abbiamo anche altre campagne di gioco di ruolo dal vivo sul Medieval Fantasy, diciamo che spaziamo molto su molti temi, su molte ambientazioni. Senti, che significa far parte di un'associazione come la vostra? Far parte dell'associazione come ARS è quella comunque di divertirsi principalmente e farlo ovviamente sull'aspetto del gioco di ruolo, quindi sviluppare le proprie attitudini che siano appunto sull'immaginazione, perché comunque ogni giocatore si crea il proprio personaggio e ovviamente la sua idea di personaggio viene introdotta in un'ambientazione comunque molto strutturata e ben congegnata ovviamente da tutto lo staff. Allora Gennaro, facciamo un bilancio di questi due giorni del Comic Con a Modugno. Beh, sicuramente abbiamo visto già dal sabato una grande affluenza, quindi ci aspettiamo, e sicuramente sarà così, un ritorno delle persone che l'anno scorso hanno fatto parte e hanno creduto in questa manifestazione, e anche facciamo affidamento al passaparola per l'entusiasmo che ha messo la gente a ritornare qui. Come possiamo vedere comunque c'è affluenza di tutte le età, ci sono bimbi che disegnano, gente che si diverte, fino a quando è così diciamo che l'obiettivo è quello che è stato raggiunto. Certo. Senti, idee strane per il prossimo anno? Beh, sicuramente convivere con gli altri due. No, vabbè, a parte gli scherzi, sono gente fantastica. Idee strane, ma perché non farlo in piazza o nel corso, comunque rendere comunque alla pari di un evento che già da noi parte da anni, che è la Fiera del Crocifisso, magari arrivare a portare la cultura ludica e nerd diciamo in espansione. Per cui in pratica ci aspettiamo una terza edizione magari un po' più ampia. Certo, come ogni anno la minaccia è faremo la prossima edizione, quindi la terza edizione ci sarà e sarà ancora più ampia. Dal Modugno Comic Con è tutto per quest'anno, seconda edizione, grazie per averci seguito, l'appuntamento sicuramente sarà alla prossima edizione, io nel frattempo mi vado a fare un giro con Wonder Woman. Ciao!